corso della settimana del festival si organizzano dei tour a scopo culturale e turistico. Abbiamo iniziato ovviamente anni fa con il Pordenone, con il nostro principale e più importante artista, a seguire il Pomponio a Malteo, per non parlare del Tiepolo a Udine, ma abbiamo visitato anche siti importanti come Aquileia piuttosto che Gemona, e via via nel corso di questi anni così continueremo su questa strada. Quest'anno è stato particolarmente apprezzato un percorso che si è svolto nel Friuli occidentale dedicato a Gianfrancesco da Tolmezzo, un pittore che ha lavorato tra la fine del 400 e l'inizio del 500, è il più importante nostro autore del 400. Lui è nato in Carnia, ha lavorato molto in Carnia, a Forni di Sopra, a Forni di Sotto e a Socchieve, ci sono delle chiese con degli affreschi meravigliosi, ma anche a pochi chilometri da Pordenone ci sono siti molto belli. Siamo partiti da il Castello d'Aviano, dove ci sono due bellissime chiesette, una dedicata a Santa Giuliana dentro il cimitero del Castello d'Aviano, e un'altra dedicata a San Gregorio che vede proprio sul campo da golf sottostante. Devo dire che la reazione degli ospiti è stata di grande meraviglia, in questo aiutati anche dalla nostra straordinaria guida che era il professor Fulvio Dall'Agnese, che aiutata da un interprete ha raccontato chi era questo pittore e soprattutto cosa stavamo vedendo. Da lì ci siamo poi spostati verso est, ai margini di Spilimbergo, dove a Barbeano, in questa piccola frazione, c'è una chiesa pressoché sconosciuta, in mezzo ai campi, dedicata a Sant'Antonio Abate, e anche lì ci sono degli affreschi molto belli. La particolarità è che queste chiese sono sempre chiuse e noi per poterci entrare abbiamo dovuto chiamare per tempo i parroci, che sono stati gentilissimi nel farcele trovare aperte. Abbiamo chiuso il nostro tour a Provesano, dove è invece la chiesa parrocchiale è sempre aperta, dove c'è un ciclo di affreschi dedicati alla Passione che sono veramente straordinari. Non poteva mancare alla fine che questo autobus facesse sosta, autobus tra l'altro messo a disposizione dall'ATAP, e ringrazio qui il suo presidente Narciso Gaspardo, che ha capito l'utilità e l'importanza di questa iniziativa. Ci siamo fermati a Valvasone a mangiare un posto che si mangia molto bene, in quel di Pozzo di Pinto, per cui gli ospiti già hanno chiesto se l'anno prossimo li portiamo di nuovo a fare questo tipo di tour, che non sono una novità, ma è un modo intelligente, credo, di far conoscere il territorio e di promuovere il turismo della nostra regione.